Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto devo subito rispondere ad uno di voi che mi ha fatto un'osservazione, poteva farmela un pochino più garbatamente, però ha ragione. Ieri ho detto che la Juventus comunque sul campo l'avrebbe conquistata, aveva già conquistata la Champions. In realtà non è così, perché considerando i 69 punti, se la Juventus dovesse perdere con l'Udinese e il Milan vincere l'ultima giornata, il Milan la supererebbe anche nella classifica reale, cioè quella di campo, e quindi non conquisterebbe l'accesso alla Champions League. È vero, quindi chiedo assolutamente scusa perché ho sbagliato e non ho visto bene, non ho letto bene la classifica, e quindi a posto così. Anzi, però diciamo che se dovesse verificarsi questa ipotesi, anche tutte le cose dette da Allegri relativamente alle conquiste del campo andrebbero chiaramente a ritorcersi contro il tecnico bianconero, e quindi voglio pensare che Allegri farà di tutto per vincere Udine, anche perché adesso non ha più nemmeno il pensiero di quello che potrà essere o di quello che poteva essere un futuro molto, 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 molto più difficile da affrontare di quanto non lo sia il prossimo. Poi è vero che adesso viene sbattuta in prima pagina il discorso attenta, perché adesso c'è Ceferin. Si sapeva, sto già dicendo da tempo, che comunque Ceferin farà qualcosa, però bisogna rimetterlo adesso in risalto di nuovo in maniera minacciosa o comunque attenzione, perché adesso la scure, cioè sarà probabilmente un anno, al di là del fatto che c'è a quanto pare un'altra corrente di pensiero che dice che Ceferin potrebbe anche accontentarsi di quello che è stato fatto ieri con il patteggiamento. Comunque, l'idea che la Juve possa giocare un anno fuori dall'Europa io la do praticamente per scontata, l'ho già detto e lo ribadisco. Se poi non dovesse succedere, sarebbe una sorpresa. E guardate, ve lo dico sinceramente, non so quanto. Allora, sicuramente gradita a molti e gradita anche alla società, però io dico anche che sostanzialmente, ma lo dico sinceramente, tra giocare eventualmente una Conference League e potersi dedicare direttamente al campionato, io credo che, qualora soprattutto ci fosse un nuovo allenatore, io credo che la seconda opzione potrebbe essere anche interessante, nel senso di non avere la partita infrasettimanale e poter eventualmente lavorare, sempre che ci fosse un nuovo allenatore, poter eventualmente lavorare su schemi, su impostazione di gioco, eccetera, per un anno non sarebbe una situazione così negativa dal punto di vista tattico. Sto dicendo dal punto di vista tattico. Se poi dovesse rimanere Massimiliano Allegri, a lui piace molto giocare ogni 3 giorni, credo che a tutti piaccia vedere le partite ogni 3 giorni, ci mancherebbe altro. Ci sarebbe sempre, eventualmente, sempre che appunto Ceferin non intervenga, e io lo do per scontato. Ci sarebbe eventualmente una competizione sulla quale misurarsi, però onestamente non mi sembra un grosso problema questo, posto che comunque gli introiti della Champions la Juve non li avrà in ogni caso, anche se batterà l'Udinese e conserverà questo terzo posto virtuale, cioè reale, ma declassato naturalmente. E quindi, perché quello è il punto, cioè sono i soldi della Champions che vengono a mancare, e qui c'è un discorso relativo appunto all'afflittività, che dal punto di vista economico mi sembra già abbastanza chiaro ed evidente. Si parla di calcio, si parla di calcio perché non tanto di Udinese-Juventus, che comunque una sua valenza, ve lo ripeto, ce l'ha, perché adesso zero alibi, zero scuse, la Juve deve andare a Udine e giocarsi la partita, come ha detto Bonucci subito dopo la sfida col Milan, prima ancora ovviamente di conoscere l'esito giudiziario della vicenda. E quindi la Juve ha il dovere a questo punto, senza scusanti, di andare a Udine a fare la Juve. Perché è vero che c'erano i pensieri, è vero che c'erano tante cose da sistemare, ma è altrettanto vero che la Juve non ha fatto la Juve.
diciamocelo in tutta franchezza. Non ha fatto la Juve anche nelle ultime giornate, avrebbe potuto comunque uscire diversamente anche da Empoli, avrebbe potuto uscire diversamente anche dalla sfida col Milan. Ha il dovere adesso di impostare una partita diversa contro l'Udinese. Il 5 giugno è la data indicata, no? Ma non è che il 5 giugno si siedono tutti al tavolino ed escono sentenze, tanto per rimanere in tema qualche mese da questa parte. Cioè, non è che il 5 giugno si decide tutto, allenatore, giocatori, strategie, eccetera, eccetera. È il primo di una serie di incontri che ci saranno, naturalmente, per fare il punto della situazione, a partire naturalmente dalla panchina. A partire dalla panchina, perché poi dalla panchina si traggono tutte le conseguenze. Dal discorso principale relativo alla panchina si aprono tutti gli altri discorsi relativi ai giocatori. Resta indubbiamente il fatto che Allegri è sotto osservazione, che la posizione di Allegri non è così limpida, non è così chiara, al di là di quello che possa dire lui sulla effettività dell'esistenza di un contratto di altri 2 anni e sulla sua voglia di continuare con la Juventus, che può essere letta sicuramente anche come un, sapete, da tennis, no? Una volée girata dall'altra parte del campo, ossia io il punto mio l'ho fatto, però adesso è la Juve che deve decidere cosa deve fare ed eventualmente anche assumersi le conseguenze di questo, vedasi eventuale buona uscita. Che l'assenza di una sanzione economica ulteriore da parte della giustizia sportiva potrebbe in questo caso garantire al tecnico bianconero. È vero che non arrivano i soldi da Champions, però non c'è stata una multa altissima, diciamocelo ovviamente, applicando naturalmente la normativa, e quindi magari eventualmente un discorso, se si arrivasse a questo punto, un discorso relativo ad un compromesso. Un patteggiamento, diciamo così, con Allegri, se la società ha veramente l'intenzione di cambiare allenatore, ha i suoi contenuti per essere sostanziali, per essere messo in atto. Poi esamineremo la posizione di tutti gli altri giocatori, perché, come ho detto ieri, secondo me questa situazione può far ripensare qualcuno che magari era già intenzionato a lasciare la Juventus, mentre alcune posizioni credo che difficilmente verranno smosse. Quella di Di Maria è una posizione a questo punto direi comune, perché anche la società non era più dell'idea di rinnovargli il contratto, e lui mi è sembrato chiaramente sul finale di questa stagione un giocatore non certo più convinto di voler firmare un prolungamento con la Juve. E poi c'è il grande nodo Vlahovic, che io ho sempre indicato come uno dei quasi sicuri partenti, ma anche per fronteggiare un'emergenza economica, emergenza economica che non ha più quei contorni che avevamo esaminato precedentemente, quindi la possibilità di un'ulteriore sanzione da parte della società sportiva, oltre alla mancata partecipazione alla Champions e ai suoi introiti. Però è una situazione economica sicuramente non florida quella che affronterà la Juventus, proprio perché comunque non avrà gli introiti della Champions e di conseguenza, secondo me, Vlahovic resta ancora l'elemento più sacrificabile in questo senso, posto che credo che le indicazioni che lui ha ricevuto dai suoi procuratori ultimamente, la sua entourage, siano proprio quelle di cambiare aria. Siamo all'inizio, ragazzi. Non è ancora finito il campionato e la Juve ha il dovere di provare a vincere questa partita di Udine per tutte le cose che vi ho detto. Ma siamo all'inizio di un'estate molto calda. Diciamo che sarà un'estate calda da quel punto di vista che tutti, in un certo senso, si augurano, cioè dal punto di vista calcistico, mercataro o di mercato. E quindi ricca di possibili anche colpi di scena, di situazioni da esaminare fino in fondo. Tutto il resto mi sento di dire che è praticamente finito. Ci vediamo questa sera e naturalmente iscrivetevi al canale perché vedo che siete sempre in tanti e mi fa molto piacere. A volte io mi sfogo un po', poi dopo mi dico: ma era il caso che tu ti sfogassi? In effetti io sono una persona
abbastanza pacifica, credo di aver dato di me l'immagine in questo senso, però la cosa che non sopporto, la cosa che non ho mai sopportato in vita mia è l'ipocrisia. E siccome ne ho vista tanta, ne ho letta tanta, ne ho sentita tanta, questo erede sia giudici quando non sia giudici, la cosa mi ha veramente fatto arrabbiare, ecco. E lì ho perso magari un po' le staffe, anche se penso di non aver offeso nessuno. Del resto, l'ironia a volte è il presupposto di determinati comportamenti e poi magari viene lasciata per strada. Io mi sono armato di ironia, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo questa sera.